Poracci, dopo settimane e settimane di rumor e indiscrezioni, Nintendo ha annunciato ufficialmente che oggi, 20 luglio 2020 alle ore 16, verrà pubblicato un nuovo Nintendo Direct. C'è però un inghippo ed è pure bello grosso, e fossi in voi terrei bassissime le aspettative. Prima di cercare di capire cosa possiamo aspettarci fra qualche ora dal prossimo Direct, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video e rimanere sempre aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Definire rocambolesca la strategia comunicativa di Nintendo non renderebbe comunque l'idea di quanto imprevedibile sia la casa di Kyoto quando si tratta di annunciare le novità riguardanti Nintendo Switch. E così, dal nulla, Nintendo decide di ufficializzare i rumor che volevano un Nintendo Direct il 20 luglio con un post sui canali social che anticipa l'evento di sole 10 ore. Beh, poco importa, no? Finalmente abbiamo il nostro Direct. Cosa potrebbe andare storto? Beh, poracci, purtroppo ho anche una brutta notizia da darvi e fossi in voi volerei bassissimo con le aspettative. Infatti, come dichiarato nel post di annuncio del Direct, non solo si tratterà di un mini, ma anche di un evento denominato Partners Showcase. Per quanto sia abbastanza vaga come definizione, è probabile che faccia riferimento al fatto che verranno mostrati esclusivamente giochi di sviluppatori esterni e nessun titolo first party. Inoltre, come riportato nel tweet, si tratterà di giochi già annunciati in precedenza, quindi nessuna novità. Inoltre, l'account giapponese dell'azienda riporta la durata del Direct, che sarà intorno ai 10 minuti. Quindi, unendo le varie informazioni, poracci, possiamo farci un quadro realistico di cosa aspettarci da questa mini presentazione. Dite tranquillamente addio alla speranza di vedere la fantomatica 3D Mario Collection, un nuovo trailer di Breath of the Wild 2 o magari qualcosa su Metroid Prime 4. Realisticamente, i titoli che verranno tirati in ballo saranno, secondo me, i seguenti. Vedremo probabilmente un annuncio della data di pubblicazione di Doom Eternal, il porting dell'attesissimo FPS uscito qualche mese fa sulle altre console. Square Enix scenderà in campo annunciando la data ufficiale di Bravely Default 2, JRPG vecchio stampo di cui abbiamo già potuto testare il gameplay tramite una demo che ha fatto la felicità degli appassionati. Visto che Suda51 sta apparendo sempre più spesso, trollando il pubblico con dei teaser di No More Heroes 3, io mi aspetterei qualche novità anche sul terzo capitolo delle avventure di Travis Touchdown. Nella migliore delle ipotesi, poi, Team Cherry potrebbe svelare qualcosa in più sul seguito di uno dei migliori giochi della decade e, perché no, ufficializzare Hollow Knight Silksong per l'ultimo quarto del 2020. E se proprio vogliamo sognare ad occhi aperti, ricordiamoci che tra gli studi di terze parti, anche se con Nintendo coinvolta per assicurarsi l'esclusività, c'è anche Platinum Games che da troppo tempo non fa avere notizie del suo Bayonetta 3, annunciato con un teaser anni fa e poi svanito nel nulla. E a proposito di teaser finiti nel dimenticatoio, anche Atlus anni fa presentò Shin Megami Tensei 5 e tutti i fan in trepida attesa dell'arrivo della serie di Persona su Switch potrebbero rimanere piacevolmente sorpresi da un eventuale aggiornamento sulla serie di JRPG post-apocalittici. Insomma, qualche cosa di interessante c'è, ma non dimentichiamoci che si tratterà di soli 10 minuti di video e per questo è irrealistico aspettarsi sia annunci bomba sia informazioni dettagliate che vadano oltre la conferma delle date di uscita. Il buono però c'è che questo di oggi sarà solo il primo di una serie di partner showcase distribuiti nel corso del tempo e quindi il Direct di oggi potrebbe segnare l'inizio di una nuova strategia comunicativa in grado di tappare le voragini lasciate aperte da Nintendo nei prossimi mesi, nell'attesa delle vere e proprie bombe che arriveranno chissà quando. Poracci, voi cosa vi aspettate? Siete felici del Direct anche se si tratta di un mini partner showcase? Vi aspetto nei commenti, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Difficoltà tecniche permettendo, mi troverete sul sito Viola per seguire in diretta il partner showcase e poi ci riaggiorneremo qua su YouTube per fare il punto della situazione. Io sono il Poro Michele, Poro Showcase, ciao!